Buonasera, scusate l'affanno con cui mi presento, ma ero appena arrivato e questa cerimonia per Dino Pieri è cominciata con una matematica precisione a cui probabilmente in Toscana non siamo abituati. Ho ascoltato già molte testimonianze, abbiamo visto la cara immagine di Dino Pieri. Qui a me preme dire innanzitutto una cosa, che ci sono delle occasioni, non solo particolarmente onorevoli, ma anche fortunate, cioè quando si viene chiamati a parlare pubblicamente di una persona, di un uomo al quale avremmo voluto assomigliare. E pensavo a questo venendo qui, a quell'uomo speciale che è stato Dino Pieri. E quando accade un incontro di questo tipo, un incontro di affinità, allora le parole che si dicono, le parole che si possono dire per testimoniare, per certificare il valore, potrebbe essere spesso. Quando questo accade, dicevo, allora capita che le parole che si possono dire nelle commemorazioni, anche che possono anche risultare qualche volta rituali, è che appunto quelle parole si traducono spontaneamente e naturalmente in un esercizio di ammirazione e di ammirazione umana. E probabilmente proprio per questo un tempo la memoria, la commemorazione degli uomini che avevano illustrato una comunità, quelli che si chiamavano appunto i De Viris Illustribus, non veniva affidata in prima istanza agli storici o all'erudizione memorialistica, ma veniva affidata ai poeti. Erano i poeti che commemoravano gli uomini che avevano espresso l'anima delle proprie comunità, che avevano testimoniato del proprio tempo. E a noi però manca il verso, e quindi siamo soltanto dei modesti studiosi del passato, anche se diligenti, e nel caso di Dino Pieri devoti ad un uomo che ha veramente illustrato la sua comunità con il suo lavoro intellettuale e non solo, per tutta la sua esistenza. Non è facile veramente parlare del lavoro di Dino Pieri. Io ho portato con me qualche libro perché vorrei far sentire il rumore della sua prosa. Dino Pieri, laureatosi in lettere classiche all'Università di Bologna con il grande storico della letteratura Francesco Flora, era stato tante cose nel suo itinerario di ricerca e di scrittura. Io qui vorrei, anche con l'aiuto della bibliografia, che è già stata in parte approntata dall'amica Paola Errani, indicare quelli che sono stati i nuclei di
ricerca su cui si è esercitato, ripeto, il lavoro intellettuale come professione di Dino Pieri. Dino Pieri è stato uno storico. Rivedendo i suoi libri, rileggendone alcuni, credo di poter dire che la vocazione di Dino Pieri era quella della ricerca storica. Una ricerca storica che poteva andare dalla biografia e da biografie anche di Cesenati e di Cesenati illustri, oppure episodi di biografia, come la biografia di un evento drammatico accaduto nell'esistenza di Serra nel 1911. Queste e altre biografie, queste e altre vite, vite dei Cesenati, per ricordare poi l'opera che Dino aveva trovato particolarmente compatibile con le sue corde, concepita e in parte realizzata dallo scomparso e carissimo Pier Giovanni Fabbri. Quindi lo storico, il biografo della città, storico della città, ma anche il biografo e l'affrescatore, direi, di vere e proprie epoche storiche. Quindi lo storico. Storico è particolarmente radicato per competenza nella storia del XIX secolo, nella storia politica del Risorgimento e del Risorgimento italiano. Una delle opere più significative, a me pare, anche oggi, Grandi Manovre. Il libro che analizza la visita di Umberto I nella Romagna repubblicana. È un piccolo capolavoro, piccolo, grande capolavoro di storia, ma di una storia locale che si allarga veramente a storia nazionale. E Dino Pieri, attraverso una documentazione di prima mano che va dagli archivi locali, archivi cesenati, archivi romagnoli, fino all'archivio centrale dello Stato, Pieri sapeva che lo storico nasceva in archivio, che senza archivio non ci sarebbe stata storia, anche se non bastava l'archivio, non bastava sicuramente il documento archivistico. Qui si univa nel lavoro di Dino Pieri la finezza, proprio la finezza della scrittura. Una sobrietà di stile, una naturale eleganza che avevano avuto grandi modelli nell'umanesimo cesenate, a partire soprattutto dal modello seriano. Quindi uno storico e uno scrittore. Lo storico che si esaudisce appunto nella ricerca documentaria, lo scrittore nella felicità della prosa. I libri di Dino Pieri sono altamente leggibili, cosa che non accade per molti libri di ricercatori, anche ricercatori probi, onesti, intelligenti, capaci di reperire il documento, ma il documento deve essere reso, come dire, vivibile, vissuto e leggibile. E qui appunto era importante questa caratteristica, che era la caratteristica dell'uomo: la misura, l'equilibrio, la naturale eleganza di uno sterminato lettore.
il lettore, uno dei lettori di provincia, certo, anche Dino Pieri, come il suo avo, come il suo omologo, era stato uno dei grandi lettori di provincia del Novecento. Forse perché in provincia il tempo dura di più e si legge di più di quanto non si legga altrove. Il lettore, quindi il grande lettore di provincia. Lettore però di una biblioteca, io la ricordo, nelle visite a casa Pieri, le pareti piene di libri, a cui cominciarono ad aggiungersi poi i suoi libri, una volta che da lettore divenne a suo tempo produttore di pagine, produttore di storie, produttore di letteratura. Io ricordo la sua biblioteca perché mi colpì soprattutto, e qui la memoria non inganna, l'ampiezza, l'integrità, la completezza del suo umanesimo. Si cominciava dai classici latini e greci. Lui veniva appunto da studi di letteratura classica, appunto nell'alma mater bolognese. Ricordo le collezioni dei classici che poi continuarono nella collezione Valla, e fino alla letteratura dell'Otto e del Novecento, e alla letteratura moderna, alla letteratura contemporanea. Letteratura contemporanea nella quale si era imbattuto con un maestro collega come Dante Alfieri, una delle storie più incredibili della letteratura italiana del Novecento, uno scrittore che ha brillato per una sola stagione, ha brillato di luce vera, di luce autentica, come una stella, e poi letteralmente si è eclissato, tanto che lo ricordiamo, ahimè, quasi solo noi cesenati o ravennati. All'epoca Dante Alfieri, con il suo romanzo soprattutto I Superflui, che uscì a metà degli anni 50, fu considerato il più grande narratore italiano contemporaneo. Si sa come vanno queste cose. Per quanto ne so, anche Federico Fellini, che pure non fu un lettore particolarmente diligente, almeno negli anni in cui tutta la sua fantasia era presa dal cinema e dalle immagini, si ricordò probabilmente dei Superflui, facendo sbarcare le sue creature provinciali, appunto cesenati, riminesi e comunque romagnole, alla stazione Termini di Roma, perché tutto di lì, ecco, cominciava da un treno per Roma. Ecco, nella biblioteca di Dino Pieri, grande lettore, lettore vorace ma non fanatico, lettore attento, ecco, capace di analizzare al tempo stesso una pagina di prosa, l'ho ascoltato in varie occasioni soffermarsi proprio sulla analisi della lingua italiana dei prosatori antichi e moderni, ma capace anche di amare e condividere la poesia, anche se forse i grandi poeti ormai li considerava una esperienza quasi più del passato che del presente. E Lorenzo Pieri ha ricordato nella sua prosa In memoria di suo padre, pubblicata proprio recentemente nelle Vite Cesenati, a quelle vite ormai si è aggiunto per sempre la vita di Dino Pieri, che anche i figli di Dino e di Assunta crebbero con la presenza, la compresenza, ecco, dei libri, ecco, delle biblioteche private, le biblioteche private che si accumulano, ecco, e prendono posto. Se non si sta attenti, cominciano a consumare spazio, a conquistare parti del salotto. Ma Lorenzo e i suoi fratelli si acclimatarono spesso e subito alla presenza del libro, alla presenza dei libri, a quella Roma anche, ecco, di cellulosa, preziosa,
a cui siamo ancora molto legati, noi che attraversiamo un periodo di vera e propria trasformazione, anche dal libro a qualche cos'altro. E sempre Lorenzo ricordava, in quella prosa asciutta, come avrebbe voluto che scrivesse suo padre, che alle migliaia di libri a un certo punto cominciarono ad aggiungersi i libri scritti dal titolare di casa, ecco, dal capofamiglia. E quale fu il primo libro del capofamiglia? Il primo libro è ancora un libro di storia. È un libro bellissimo. Io ammetto, l'ho letto solo di recente e me ne dolgo. È un libro bello e prezioso come una meditazione spirituale. Per me leggerlo è valso come un cammino a Santiago. Il canonico Carlo Baronio e la sua opera. È il primo libro, se non vado errato, scritto, firmato da Dino Pieri. È un libro di storia, è una biografia. Biografia di un cesenate, e che cesenate? E di che razza? E di che tempra? E di che carità? Carlo Baronio. Io lo ricordo da molto giovane, se non da bambino. Ricordo proprio quello che scrive Dino nella premessa. Ad ogni cesenate sarà capitato più di una volta di imbattersi per strada in Don Baronio. Ecco, ci siamo imbattuti tutti in Don Baronio, senza sapere, imbattendoci in quel prete che andava in giro con delle scarpe mal ridotte e ogni tanto se le toglieva perché stava più comodo a piedi nudi, che andava in giro malmesso, ma andava in giro di fretta, spinto proprio dalla propulsione della carità e dell'amore. Non sapevamo che era un santo. Sì, un santo, perché è santo colui che fa il bene dei fratelli. Comunque, è un libro sul cristianesimo, è un libro sulla biografia di questo prete che ha conosciuto la storia e che ha attraversato la storia non soltanto di Cesena, ma la storia italiana. Lo troviamo come tenente, sottotenente nella Grande Guerra, lo troviamo nel 11° Reggimento Fanteria come cappellano militare, e ricordiamo di lui il momento in cui, pochi giorni prima del 20 luglio 1915, nel corso della fine della prima battaglia dell'Isonzo, quando la guerra ha rivelato il suo vero volto, una micidiale mattanza, entrare nel luogo del tenente Serra, nella tenda del tenente Serra, e chiedergli se il tenente Serra, il suo compaesano, il letterato Renato Serra, avesse desiderato un dialogo con lui. Serra gli indicò i soldati. L'esame di coscienza di Serra era individuale, seguiva altre strade, a ciascuno il suo percorso, a ciascuno il suo itinerario. E il prete della Grande Guerra, uno dei preti dell'esercito, ecco, di preti che ha umanizzato la guerra, per quanto è possibile, l'ha consacrata, perché almeno ha portato gli estremi conforti ai morituri. Qui Mazzini andava insieme a Gesù Cristo, se è consentito questa associazione, parlò con i soldati, molti dei quali non sarebbero sopravvissuti già il giorno dopo. E poi c'è stato tutto il Novecento del canonico Baronio,
di non più scrivere delle pagine vere e toccanti sulla grande testimonianza.